Che si terrà dal 20 al 22 maggio, in cui è prevista la presentazione, ancora non in forma definitiva, ma comunque la presentazione ufficiale alla presenza anche il capo Stato e i ministri della vostra strategia nazionale per la biodiversità. Proprio per questo è partito un percorso condivisione e concertazione per raccogliere contributi. Il percorso è partito a Roma il 13 aprile con una presentazione a tutti i ministeri e alle amministrazioni regionali. Dopodiché ci sono tre workshop in giro per l'Italia, di cui questo è il secondo. Il primo è stato la settimana scorsa a Napoli, a Firenze, la settimana prossima ce ne sarà uno a Napoli e un altro al Circeo, specificamente dedicato all'esperienza delle aree protette. L'interesse del Ministero è proprio quello di raccogliere spunti, suggerimenti, contributi per cercare di migliorare questa strategia, per creare una strategia che non sia un documento magari bello, una bella copertina ma inutilizzata, ma che sia uno strumento che possa poi essere declinato nelle politiche settoriali e soprattutto a livello locale, quindi le regioni, le province, l'applicazione a livello comunale, di autorità di bacino, di comunità montana. Queste sono le sedi in cui si fa la conservazione della biodiversità. Grazie al Ministero dell'Ambiente di aver scelto la nostra città per la zona nord per affrontare le strategie per la tutela della biodiversità. Devo dire, lo ricordava adesso il dottor Dupré, il nostro paese è un po' in ritardo nell'affrontare questi grandi temi. Io credo che questa sfida sia una sfida, lo si dice sempre di più, decisiva per la tutela dell'ambiente e non possa essere immaginata solo ed esclusivamente come grandi temi di ordine generale che devono essere affrontati prevalentemente in altri paesi. Sembra che il problema della biodiversità riguardi l'Africa, riguardi le grandi foreste tropicali e riguarda invece pochissimo la nostra Europa, perché la immaginiamo già come compromessa a tal punto da non poter essere poche cose che immaginavo di raccontarvi. Devo anche dire che qualcosa è stato fatto. Penso soprattutto che ci sono alcuni amici che in regione circa più di 20 anni fa ormai, quando discutemmo e presentai alcune proposte di legge all'epoca per l'istituzione di zone protette, i primi parchi naturali, il parco di Colligrane, il parco del delta del Po, che è un grande ambito di biodiversità, ricordo come fumo aggrediti, perché appunto c'era anche una cultura diffusa che da parte della popolazione che vedeva questa l'elemento di tutela come una costrizione che avrebbe indebolito. Dobbiamo fare anche all'interno delle aree urbane, perché ormai la tutela della biodiversità, in questo caso delle aree verdi all'interno delle grandi concentrazioni urbane, è diventato un elemento essenziale per l'equilibrio anche della vita delle persone. Poi innanzitutto il saluto della Giunta regionale, in particolare dell'assessore competente per materia, il vicepresidente onorevole Marino Zorzato, che mi ha impegnato a Roma. Quella di oggi è sicuramente un'occasione speciale e importante. L'anno stesso è importante, il 2010 è l'anno internazionale della biodiversità promosso dalle Nazioni Unite.
e quello di oggi è anche un incontro importante, l'unico previsto nel nord Italia che ci onoriamo di ospitare nel Veneto, qui a Padova. Le tappe della preparazione alla Conferenza Nazionale per la Biodiversità, prevista tra 2 settimane a Roma, sono animate dalla felice scelta di questi momenti di confronto, dalle relazioni e dai dibattiti che in questo workshop avremo oggi l'opportunità. Le funzioni che queste svolgono, raggruppando le specie vegetali per gruppi di funzionalità omogenee, ad esempio le leguminose, le graminacee si comportano in modo diverso con il ciclo dell'azoto. Questo è il quadro, diciamo, internazionale. Ho voluto portare qualcosa anche a livello locale, riferendomi all'esperienza personale del gruppo di ricercatori che lavora con me, che riguarda gli ambienti di interfaccia tra i corpi idrici e il sistema terrestre, che per questa pianura, per questa regione geografica, è probabilmente uno dei contenitori più importanti di diversità biologica. Ragionando su questo, lavoriamo da diversi anni su gruppi funzionali di vegetali che occupano queste fasce tra acqua e terra. Che mi è stato affidato, è sicuramente centrale, una giornata in cui si parla di strategia per la biodiversità, ed è direi piuttosto incombente, in quanto la variabile, il cambiamento climatico, sta un po' sopra e un po' ci si muove. Gli effetti sono veramente molto, molto diversificati e vanno dalle modificazioni dei calendari stagionali, dalle modificazioni fenologiche, gli slittamenti di areale e altri fenomeni correlati. Io vi presento solo qualche esempio, preferibilmente ricavato da situazioni italiane o comunque vicine all'Italia, di fenomeni legati al riscaldamento globale. In particolare, per quanto riguarda la fenologia, un fenomeno ben studiato ormai è quello dell'anticipazione dei calendari di migrazione primaverile degli uccelli, e questi sono dati che derivano da studi a lungo termine della nidificazione di uccelli nella pianura bresciana, in certe cascine, dove si vede che anche in una scala temporale molto breve, siamo dall'80 al 2005, siamo in 25 anni, è osservabile, è rilevabile un'anticipazione, per esempio, nel diagramma in alto a sinistra, delle date di arrivo dei rondoni, di osservazione del primo rondone, e guarda caso questa anticipazione è correlata con la temperatura di aprile. Gli fallimenti di mercato, cioè delle situazioni in cui il mercato, inteso come il luogo nel quale io ho l'incontro della domanda e dell'offerta, non è capace di funzionare. Non è capace di funzionare, soprattutto non è capace di produrre quel segnale che dovrebbe orientare il comportamento di chi consuma e di chi produce questi elementi. Quindi non è capace di orientare correttamente le scelte degli agenti economici. Così abbiamo situazioni di sovrasfruttamento, così abbiamo perdita di biodiversità e così via. Qual è la soluzione classica a questo tipo di situazioni? Passiamo alle politiche, no? Soluzione, intendo, quale politica viene adottata per cercare di tamponare o di mitigare la perdita di biodiversità? La soluzione classica che viene proposta è quella dell'utilizzo di strategie di comando e controllo. Che cosa intendo con strategie di comando e controllo? Intendo norme. Viene bandita la raccolta di quella varietà particolare, di quella specie particolare. Viene istituita un'area protetta o un'area all'interno della quale non ci può essere caccia e così via. Sono tutti strumenti molto semplici, perché basta che io emani una legge e automaticamente elimino quel comportamento di cui conosciamo le conseguenze negative. Lo elimino completamente, sono appunto bandi al consumo a questo punto di biodiversità o di comportamento.